Mi sto riprendendo, piano piano, ve lo giuro, raga, mi sto riprendendo. Sì, signori, benvenuti a un nuovo video, io sono Emilio e oggi voglio raccontare quello che mi è successo in questi giorni. Ma prima di raccontarvi, finalmente sono riuscito a finire la serie di Impatient che porto avanti da un bel po'. Spero ovviamente che questa serie vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, anche se non vi è piaciuta. E scrivetelo sempre qui sotto nei commenti, che a me fa piacere sapere le vostre opinioni. Finita questa serie, raga, sorge il grande dubbio, la grande domanda: quale altra serie cominceremo? Io, come avevo già detto un po' di tempo fa, volevo portarvi Home Sweet Home. L'unica cosa è questa che vi chiedo: preferite che ve la porti in live o preferite che ci teniamo le live per altro? E questa serie qua l'alterniamo con dei video tech che usciranno sempre a sabato. Fatemelo sapere per favore qui sotto nei commenti. Chiuso questa piccola parentesi. Allora, ragazzi, partiamo da 2 giovedì fa, se non ricordo male. Comunque, non sono riuscito a fare una diretta perché ho avuto problemi con internet. Ogni tanto mi capita, per fortuna, pochissime volte. Voi sapete che non ho la fibra, quindi anche streamare con la mia connessione è difficile, però fortunatamente riesco a farlo. Ogni tanto mi capita di avere qualche problema. Quella volta lì proprio non andava, cioè proprio da punto in bianco non andava. E non so dirvi neanche il motivo, perché il giorno dopo è ripartita a caso, così a caso partita, e quindi non so dirvi il motivo. Comunque, per questo qua non sono riuscito a fare la live, e comunque ve l'ho detto perché avevo fatto poi una live alla domenica. A proposito di domenica, porca miseria! Allora, ragazzi, cercherò un attimo di spiegarvelo. Io utilizzo per fare le live OBS Studios. Praticamente, con alcune funzioni che non sto qui a spiegarvi, riesco a mettere sia la webcam, ok, e sotto il gameplay. Per poter streamare Limbo, che è un indie game, più o meno platform, comunque ci siamo capiti, con la cattura game, una cosa del genere. Praticamente, quando faccio partire il gioco, mi appare il gameplay, ok? Con Limbo non posso farlo, quindi devo utilizzare la cattura schermo. Quindi voi vedete perfettamente tutto il mio schermo, quello che vedo io. La prima volta ha funzionato tranquillamente e andava, sono riuscito infatti a portarvelo tranquillamente. L'ultima volta, cioè domenica, non andava e non so il motivo. Quando facevo la cattura schermo si bloccava. Tutto buio, non sono riuscito a portarvelo. Infatti, ho avuto dei problemi. E quella live lì, ho portato altri giochi. Quindi è stata un po' una live, un po' così improvvisata. Per questo vi chiedo scusa. Detto questo, ragazzi miei, Limbo l'abbiamo iniziato e quindi lo finiremo. E ve lo porterò come gameplay normale. Quindi farò un gameplay con i tagli, i soliti tagli, e ve lo porto. Diversamente, non riesco a fare. Questo qua mi dispiace perché volevo portarvelo in live. Anche perché Limbo, insieme a Little Nightmares, sono giochi belli da portare in live. Sì, so, si sente un sacco che sono ancora chiuso perché ho avuto un raffreddore fino a 2 giorni fa. Detto questo, le coincidenze e i casi della vita. Ho fatto la live domenica, il giovedì dopo che dovevo fare ovviamente la diretta come di consuetudine, non l'ho fatta perché ero malato. Stavo poco bene, infatti quel giorno lì sono stato anche a casa da lavoro. Subito avevo parlato anche con Giancarlo che mi aveva chiesto: Miglio, fai la live su cosa la fai? Gli avevo detto: guarda Giancarlo, voglio farlo su Fortnite, e volevo farla. Dopodiché ci ho pensato un attimo perché ero lì ogni 2x3 a soffiarmi il naso, smoccolare. E sinceramente vedermi in live in quelle condizioni, cioè, non è proprio una bella cosa. Quindi ho detto: vabbè, lasciamo stare la diretta che è meglio. Quindi per questo motivo non sono riuscito a farla. Neanche farla apposta, e vi giuro, neanche farla apposta, quella sera lì mi si è sminchiato Premiere. Allora, ragazzi, vi spiego. Io utilizzo per montare i video Adobe Premiere. Ed è originale. Io utilizzo Adobe Premiere. Io utilizzo Adobe Premiere per montare i video. Ed è un programma originale, già faccio. Raga, è originale Adobe Premiere, quello che utilizzo io. Pago 500 euro l'anno di licenza. Detto questo, sto facendo un attimo di pulizia comunque nel mio hard disk e non si sa perché, forse ho toccato qualcosa, non lo so, raga, mi si è sminchiato Premiere,
mi si è cancellato tutto, ho dovuto reinstallarlo praticamente e rimettere tutti i settaggi, cioè è stato un casino. Detto questo, perché non finisce qua, quel giovedì stesso ho avuto problemi anche con l'hard disk. Ho acceso il computer e andava stralento, non so perché, era mezzo inchiodato. Pensavo fosse l'hard disk. Onestamente non so cosa sia successo, perché l'ho spento e riacceso, ora il computer va. Però raga, devo prendere un attimo un hard disk esterno e comunque salvare tutto quello che ho su questo, perché se comincia a mollarci son cazzi, che è strano che comunque ha 2 anni, minchia, se ci molla adesso son cazzi, di solito durano un po' di più gli hard disk. Comunque, detto questo e visto che siamo nel tema di hard disk, raga, devo aggiungere un hard disk di almeno 4 tera perché non ho più spazio. Io ho un hard disk da 1 tera, un SSD da 250. 250 giga, non tera, magari. Il problema è questo, che ormai è fra la roba del canale e i giochi sono pieno, strapieno, murato. Cioè, per dirvi, ho, secondo me, siano 80 giga disponibili, che è proprio un cazzo. Niente, quindi prossimamente farò anche un upgrade del PC, upgrade tra virgolette, però aggiungerò un hard disk da almeno 4 tera, così almeno ci sta qualcosa, raga, perché sennò è un casino. E niente ragazzi, volevo farvi un attimo questo video comunque per spiegarvi che quando parte, quando le cose non vanno tutte insieme, cioè proprio è una mazzata dietro l'altra. Ovviamente sono piccolezze, tutte cose che sono riuscito a risolvere e niente di preoccupante, però mi piaceva un attimo raccontarvi questa cosa. Quindi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, vi stanno tutti i link qui sotto in descrizione. Noi signori, fatemi sapere, Homo Sweet Home, raga, se lo volete in live oppure no. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao.